Buongiorno a tutti e buon solstizio. Oggi è il 22 dicembre del 2023 e quindi da oggi riprende ad allungarsi la giornata, la parte luminosa della giornata. E quindi fino a ieri appunto le giornate si stavano accorciando e da oggi ricomincia la luce ad avere la prevalenza sul buio. E quindi sincronicamente solo oggi ho potuto fare questo video messaggio perché voglio presentare questa nuova concezione. Lo chiamo concezione perché l'8 di dicembre ho scritto le prime abstract, i primi spunti. Su questa novità, diciamo così, questa upgrade di facilità. Lo so che non dovrei parlare inglese, aggiornamento è buono, però magari a volte sembra un'altra cosa. E comunque è un aggiornamento di facilità, è il tempo di entrare nello stato di coscienza dell'Unione, di cui abbiamo tanto parlato, ma è molto difficile entrare in questo stato di coscienza. Perché soprattutto ci siamo separati da noi stessi. Veniamo spesso attaccati, se mettiamo la faccia su dei video, ci sono cosiddetti haters, no? Che attaccano chi mette la faccia, perché mettere la faccia ovviamente è come andare in giro nudi, no? Ti si vede tutto. E quindi tutto quello che noi facciamo che può risuonare malamente con coloro che magari specchiano in noi certe loro situazioni, anche reali, perché non è che io non abbia alcun difetto, anzi, ovviamente ci mette in condizioni di essere anche messi sotto attacco alla berlina, eccetera. Il che è interessante perché come io nel qui e ora deciderò di rispondere o non rispondere alle critiche eventuali. E quello farà di me un upgrade personale che influenzerà il campo della coscienza collettiva. E quello che io sto portando avanti da anni, ma silenziosamente e piano piano sempre più, come si dice, sempre più pubblicamente, è questa visione dello stato di coscienza dell'Unione. Questo parte soprattutto da riconoscerci noi e quindi quando qualcuno ci porterà, se dovesse succedere una critica, vedremo se sarà qualcosa di costruttivo o qualche cosa di distruttivo a cui faremo una nostra risposta la più evoluta possibile, secondo il nostro standard del qui e ora, ovviamente. E il giunto è appunto rimettere al dritto ciò che era stato messo al contrario, come Roma e Amor, e tante cose che in questo momento stanno messe all'inverso, ma che va anche bene, nel senso che quella è stata un'esperienza che abbiamo in qualche modo accettato di vivere e che adesso sta finendo probabilmente, e non ci sarà nulla di sbagliato in ciò che abbiamo fatto o che ci è stato fatto. Perché magari si va verso una concezione di non giusto o sbagliato, ma di vedere nelle parti fuori di noi che non ci piacciono, le parti dentro di noi che possiamo, diciamo, trasmutare. E quindi, come primo invito per il giunto, è riconoscersi, ognuno riconosca se stesso, senza entrare nella superbia. Quello che diceva una mia amica tanti anni fa era: dalla presunzione di essere piccoli, che è il visibile rispetto all'universo, noi siamo infinitesimali, alla umiltà di essere infiniti. Questo è lo spunto di riflessione che lascio per oggi, 22 di dicembre. E piano piano, un pezzo per volta, darò altri spunti di riflessione che non sono linee guida, meno che per qualcuno non lo diventino, ma sono solo spunti di riflessione che arrivano dal mio cuore e dalla mia vision. Grazie per adesso, quindi buone feste e buon proseguimento.